quali sono, così in sintesi, le riflessioni, le battute, i pensieri di Padre Pio sul Purgatorio? Come Padre Pio, per esempio, rispondeva alle domande sulla morte dei suoi figli spirituali o dei suoi devoti, dei pellegrini che venivano qui? Come rispondeva a tante domande che spesso le persone gli facevano circa il destino, per esempio, del marito morto, piuttosto del fratello che era partito per la guerra e che non era più tornato? A cosa mirava Padre Pio? Non certamente a fare l'indovino, a fare il mago, anzi lui rifuggiva sempre da queste cose e ammoniva severamente chi lo considerava così. Ma Padre Pio, vedendo la fede nell'umanità, come dire, ferita dal dolore, cercava sempre uno spazio per dare loro consolazione, conforto e speranza. Ma iniziamo a leggere alcuni episodi, alcuni fatti che padre Alessio Parente riporta nel suo libro Padre Pio e le anime purganti, esattamente, ecco, Padre Pio e le anime del Purgatorio è questo testo. Molti me l'hanno chiesto, lo potete trovare chiamando direttamente la editrice Voce di Padre Pio, chiamando per telefono oppure inviando una email e senz'altro vi potrà essere spedito. Una volta si chiese a Padre Pio, racconta padre Alessio Parente: padre, come posso soffrire il purgatorio qui sulla terra in modo da poter andare poi direttamente in paradiso? E molti noi diciamo spesso: occorre soffrire sulla terra, scontare qui il purgatorio. Questo voleva andare direttamente in paradiso, soffrendo sulla terra. E Padre Pio risponde: accettando tutto dalle mani di Dio, offrendogli tutto con amore e con ringraziamenti. Solo così possiamo passare dal letto di morte al paradiso. Accettando tutti dalle mani di Dio. Accettando tutto, la gioia e le sofferenze, le difficoltà, accettando tutto come volontà di Dio, non perché le sofferenze, le difficoltà mi vengono da Dio, no, perché nella volontà di Dio, nell'amore di Dio, vi è la forza che Dio mi dona. Accettando tutto da queste mani di Dio che sa e conosce il bene di ciascuno di noi, ma poi dice, ecco, offrendogli tutto con amore e ringraziamento. Cioè non basta solo accettare le difficoltà, la sofferenza, la malattia, ma bisogna poi offrire, e Padre Pio dice, non offrire e basta, ma offrire con amore, offrire dicendo grazie. Quanti di noi dicono grazie, Signore, per la forza che mi hai dato nell'affrontare questa malattia, nell'affrontare un cancro. Grazie, Signore, perché non mi hai abbandonato quando ho dovuto abbracciare il mio figlio per l'ultima volta, la mia figlia per l'ultima volta. Quanti di noi dicono grazie, Signore, per questi genitori che ci hai donato, ce li hai tolti, te li sei ripresi, ma noi ti ringraziamo. E sempre Sant'Agostino diceva: Signore, noi non ti chiediamo perché ce l'hai tolti, ma ti diciamo grazie perché ce l'hai donate. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.